La seconda edizione del progetto Lazio senza mafie passa anche per l'Auditorium, Parco della Musica. Sul palco della Sala Sinopoli, un gruppo di volti noti da tempo impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata lancia messaggi e appelli. Da Franco Gabriele a Giuseppe Pignatone, da Niccolò D'Angelo a Nicola Zingaretti, tutti concordi nell'affermare che si possa sempre fare qualcosa, convinti del fatto che alla lunga la mafia verrà sconfitta. Davanti a migliaia di studenti vengono fatti bilanci, si va indietro nel tempo guardando al futuro. Rosy Bindi, attuale presidente della Commissione parlamentare antimafia, spera che nelle scuole vengano introdotti degli approfondimenti sul sistema mafioso, perché studiare la storia d'Italia dovrebbe voler dire anche studiare un fenomeno grande e pericoloso come la mafia. Conoscere la storia significa anche conoscere i lati oscuri, ma anche poi la storia della lotta alla mafia, che anch'essa è fatta da italiani e parte integrante della nostra storia. Quindi nella ricostruzione dell'Italia almeno del Novecento un focus di comprensione di questo fenomeno secondo me sarebbe opportuno. Dare il proprio contributo, non tenere tutto dentro ma parlare, denunciare i casi di mafia e soprattutto riconoscere di avere delle responsabilità importanti. Se c'è ancora molto da fare, è anche opportuno ricordare che fino ad oggi molto è stato fatto. Oggi questa giornata importante di comunicazione tra chi si batte, anzi tutti i giorni è impegnato nell'affermazione della legalità, degli studenti e le studentesse, sapendo che sono momenti dai quali poi deve nascere l'impegno civile quotidiano. Però è importante che non si abbandoni questo campo nella quotidianità e non lo si deleghi solo a qualcuno, la battaglia per la legalità, oppure a fatti eccezionali come le inchieste o i pessimi scandali.